questo forse parecchio fermento ed entusiasmo, soprattutto per questi bambini, e si vede anche soprattutto qua davanti. Noi questa sera siamo all'esordio con questa nuova compagnia, quindi in qualche modo ve la devo presentare. Questa compagnia in realtà è nata già 4 anni or sono nelle nostre intenzioni, perché sedute a un tavolo, quando abbiamo cominciato a pensare di fare una nuova compagnia teatrale, e l'abbiamo fatta con i successi che avete visto adesso con la compagnia Arcobaleno, che ormai vola, diciamo, sulle ali di questo riscontro, di questo vostro alto gradimento proprio nei confronti delle commedie che abbiamo messo in scena. E già da allora era mia intenzione creare anche una piccola compagnia di ragazzi che potessero nel tempo proseguire quello che è l'arte del recitare in dialetto siciliano, e questo anche per fare in modo che non si perdano le nostre tradizioni, i nostri modi di dire e quant'altro. Ci siamo riusciti quest'anno perché si sono verificate tutte quelle condizioni di entusiasmo e di partecipazione da parte di tantissime persone che ci hanno consentito proprio di essere qui stasera. E poi abbiamo anche pensato come chiamare questa compagnia, e abbiamo pensato di chiamarli proprio i Folletti Gioiosani, perché incarnano in pieno quello che è lo spirito dei Gioiosani, come i Folletti, che sono un po' gioiosi ma anche rispettosi, e quindi stasera proprio ne avremo un esempio. Un grande merito per essere qui stasera va ai registi di questa prima farsa che mettiamo in scena, e sono Ciccio Casamento e Daniela Spinelli. Vorrei che mi facessero compagnia più vicino. Perché senza dubbio, senza il loro impegno e la loro competenza. Un applauso. E grazie anche ai genitori che ci hanno concesso i loro figli per poter mettere in scena questa commedia. Questa è una commedia di Mino Martoglio che è stata messa in scena più di 100 anni fa per la prima volta, quindi non è nuova e molti di voi già la conoscono. E di che cosa si caratterizza? Soprattutto di quella lingua storpiata, di quei doppi sensi e quelli intriganti, e anche se rispecchia quello che era il tempo fine Novecento, tutto sommato è ancora attuale, perché anche adesso ci sono tribunali ovunque, e quindi noi, ogni casa, qua mi suggerisce Daniela, è un tribunale, e quindi spero che possiate incoraggiare tantissimo questi nuovi attori che si cimenteranno stasera. E prima di cominciare a passare devo fare anche dei ringraziamenti innanzitutto per le offerte che all'ingresso ci avete dato, e che quelle di stasera andranno a favore dell'adozione a distanza che ogni anno fa cura la professoressa Scademi. E vi devo ringraziare, perché molti di voi sono stati presenti anche alle altre commedie, per le offerte che abbiamo potuto avere, e che complessivamente, vi posso anticipare, si aggirano intorno a 1.500 euro. Siamo felicissimi di questo. Anche perché siete stati molto generosi. E quanto prima metteremo i dettagli nella nostra bacheca, probabilmente già saprete che una parte sono andate all'Associazione Siciliana per le Leucemie, una parte all'Unidas. Quindi questa è una cosa che per noi non è nuova, ogni anno abbiamo contribuito, abbiamo fatto delle azioni così di solidarietà. Quest'anno siamo particolarmente felici proprio perché abbiamo fatto, come dire, l'ampremio. E adesso non vi rubo altro tempo, vi auguro buon divertimento e forza ragazzi! Poveri lui! Forza gente, ti muovi i capelli!
eccellenza. Necessariamente a niente male, un cipusone di vicino di tutto, ossia una specie di pirino lungo 12 centimetri, due signori, con aria malangina, venendo verso di me, disse: mi regalo, fatti tutta. Dito faccio, mi scivo fuori un licca sapore e si mudò con tutto corpo alla grida. Io allora, per scansare mica, ci faccio una quartata e mi rovado la mano dritta. Unni non centimenti, c'erano di ferire. Io, con la freuca via, mi rinnico ciò che avanza e subito salusando il giustizio me adesso. Come su un dia picchiare, uno che cade, sono un chiodo. Non ho capito un'acca. Cancelliere, avete scritto? Sì, signore. Leggete, per favore. Stavo sbucciando un cedriolo di 5 soldi. Quando fu investito da Angelina, per schifare la quale ho fatto un'inquartata e con la febbre è caduta sopra un chiodo, venendosi alla pancia. Guardi, l'uomo Angelina! No, no, signor pretore, senta, l'accusato nega di aver colpito di sua volontà e asserisce invece di aver colpito il fraschinello incidentalmente, mentre questo ne vestiva irato. E allora come?
Sono mica giusta così. Alla Polona! Raccontateci in brevi parole come avvenne la rissa dell'amatoio pubblico, alla quale voi foste presente dello scorso agosto. Ricordatevi che la legge punisce severamente i testimoni deficienti e falsi. Qui non si scherza!
asfissiante. La Zaia, dunque, è quel piccolo ricettacolo d'acqua corrente priva di moto, laddove le lavandaie inzuppano le masserizie domestiche, fregandole sulla pietra lavica che depulisce dalle sostanze strane. Bravo! Giusto! Comunissimi! Benissimo! Continuate, scocchi! Lui quello? Oh, ma parlando a sta sostanza a dopo, comunista cristiano, un signore che ci arrende, ne trovavo in questa situazione. Io? Come sa qua? Che tempo? E tu scuola mia? Pur da Giancia Venezia. Prima! Introduceva la peste nel bucato delle parrocchiane. Ma no, scrivete così: gettava nell'acqua della bottiglia. Bottiglia! Fango, silenzio! Fate tutti! Silenzio! So io come si chiama! Bottiglia! Come lo si? Tu! Sta bottiglia e non ci dico come ti regalo tutti i bei no appunto ci dico tu vuoi affirmavo tutto un lasciato e affigavo da te ossia coscienza ma la sai dalla volta la vita e no sto spinturato un suo giovanni a mangiare chi altro spicchia a casa che non hanno più mangiare. Brava, compare Cicca! Ve me ne date un bacio! Silenzio voi! E non divagate! Chi dici? Dico, non divagate! Ma chi ci scappa da una? Che magari va a affrontare davanti a tutti! Ma da chi non ha sempre? Tu mani un confesso davanti a Dio! Continuate! Dopo va a affrontare! Senza me non muovere! Allora, un arrivato, un lupino mi dice bene. Afferrò la caillazza e la trascinò per i capelli. Allora, come si accorda di me infernale, si leva la zoccola, parlando con rispetto, e ci dimisco un corpo in palestra. Chi ci dice un bumolo, nana? Bumolo? E che non è questo bumolo? Oh, che c'è nel naso, non capisco. Bucicata! Anche! Bucolo! In bucicata! Occhiello!
un'azione ne fare l'accusato, o meglio, una costellazione del suo mentire. Il Fraschinella, come dinanzi ha detto la teste stonchidi, è soprannominato Panza Assa, il che in italiano si traduce pancia bruciata e vuol denotare l'assoluto difetto d'eva. Come dunque, stando all'affermazione dell'accusato, quella parte del corpo ferito poteva essere tanto appariscente e fosciscente e fizzarsi sempre decima? Cancelliere, mi faccio il piacere di inserire questa mia osservazione verbale. L'inverosimiglianza della versione masillara sta in questo, che il ferito non poteva essere colpito alla pancia, stante che difetta di questa parte del corpo essendo incendiata.
a un dato momento si toglie dal piede uno zoccolo, con rispetto parlando, e ci nemmisca un colpo nella testa dell'altro, producendoci ferita, lacero, contuso alla cuticagna. Scusando la parola che proferisco, ringrazio la sua faccia che mi ascolta. Guaribile in 10 giorni. Ancora mi ho visto migliore tutto e pensavo, nel segreto della mia coscienza, di andare a chiamare il mio compagno di pattuglia, Messer Rani, per avere la sua madre d'aiuto nel sedamento della sua d'arrista. Difatti ho fuggito di tutta cosa, che io per fuggire ho stato sempre l'unico. Nello stomaco, lasciando il fraschinello
ci ho trovato un riccasaponi, ossia un secondo coltello fuori misura. Svernazzo infame, non c'è altro. Non ci sarebbe altro, ma dal momento che questo individuo invece con parole scemi, ci dico che c'è il seguito e consiste che mentre lo conducevo alle carceri di Gazi, in camera di sicurezza, ha incognato la nominata Francesca Stone, che ci ha parlato alle orecchie di lui, dopodiché mi ha scucchiato. C'è altro? Sì, signore, se ci permetti, ci vorrebbe avanzare una stanza. Con questo fatto che ci ho posto, è chiaro e evidente che ho risicato la mia vita civile e con tutto questo né ne ho alzato di grado né ne ho una piccola qualificazione pecuniaria. E va bene, ma le 3 lire e la contravvenzione del Licca Sabuni, per chi non esce, per chi? Lei mi spiega la sua illuminata giustizia? Ma che c'entra il pretore con le spettanze della contravvenzione? Rivolgetevi alla vostra amministrazione. Per 1000 monete, tutti in una maniera contriguardo, ma qualche giorno, se mi scappa lo schirribizio, mi spoglio di questa carriera indosso e formo una società denominata Guardi di Questura Dimissionari, Società Socialista Centrali Italiani. Mi ferì l'orecchio una rissa di lavandaie che si bisticciavano fra loro donne. Mi avvicinai e si tiravano i capelli. Mi allontanai e la Cagliazza ricevette una zoccolata in testa. Corsi e trovai che il Masillara veniva il Fraschinella. Intimandogli la resa, arrestai il feritore, dedito a leccare del sapore, e gli feci la perquisizione a Gazi. Dopodiché ha incognato la nominata Francesca Stompiti nell'orecchio, onde li ho divisi. Go.
vostra partecipazione così calorosa e desideravo un attimo che i ragazzi, perché non vogliono che io li chiami bambini, che si presentassero uno alla volta, dicessero il loro nome, cognome e età. Maria Ghinda Regnacitto, 10 anni. Laura Lembo, 13. Se riusciamo più siamo meglio, non facciamo una grande famiglia. Grazie ancora.